Ciao, oggi farcisco e decoro una torta pan di Spagna. Ho tagliato in tre strati il mio pan di Spagna, adesso inizio a mettere la bagna. Ce ne va abbastanza, ma non troppissimo, altrimenti si inzuppa troppo. Così può andare come bagna. Adesso versiamo un po' di crema, in questo caso è una crema al cioccolato. Poi con un altro video vi farò vedere come preparare qualche crema e le bagne per le torte. Adesso spalmo bene la crema. E proseguo con il secondo strato. Di nuovo la bagna. E ancora crema. Spalmo il secondo strato di crema e copriamo con l'ultimo strato di pan di Spagna che vado a bagnare nuovamente. Eccoci. Adesso inizierò a decorare la torta con la panna. Ho montato la panna a neve molto ferma. Adesso con un colorante alimentare in gel, ho scelto il fucsia, la coloro in modo che poi vado a coprire tutta la torta e faccio una copertura liscia. Adesso inizio a spalmare tutta la panna e a coprire la torta. Ho colorato un po' di panna di giallo e adesso vado a mettere su qualche fiorellino con questo beccuccio. Faccio tutto il contorno della torta.
Ecco, la torta è pronta, è semplice ma allo stesso tempo delicata e soprattutto è buonissima. Se questa ricetta vi è piaciuta, mettetemi un pollice in su e seguitemi per altre ricette.